Radiobari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon giovedì 24 ottobre a tutti, ben ritrovati su Radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo e oggi veramente c'è da divertirsi, e ci sarà da divertirsi. Allora, bisogna presentarli una alla volta, ma ce la faremo. Filippo D'Attolico, Antonello Vannucci e Vito Di Benedictis. De Benedictis, insomma, parleremo buongiorno di un evento molto molto carino che si terrà domani sera, di un nuovo format di serata. Ne parleremo tanto, ci divertiremo, ne sono sicura, ma partiamo come al solito dagli eventi della settimana. E partiamo proprio da giovedì 24 ottobre con i grandi concerti della Jazz Studio Orchestra, Blues to Blues, Kanye Allard e Ronnie Jones al Teatro Belliano alle ore 20. Presentazione della Stirpe Stravagante, un racconto fantastico quasi di Dante Marmone alla Feltrinelli alle ore 18.30. Intrattieno Jazz Club alla Fisarmonica all'Intrattieno alle ore 21. Scomodamente Tribute Band Negramaro Live al Birbanti alle ore 21.30. Original Version, il cinema in lingua originale, presenta Vertigo, la donna che viste due volte, di Alfred Hitchcock al Multicinema Galleria alle 16, alle 18.30 e alle 21. Sound and Vision, la musica al cinema e il cinema della musica, presenta Shut Up and Play the Hits alla Mediateca Regionale Pugliese alle ore 20. Passiamo agli eventi di venerdì 25 ottobre con Metropolitan Friday, Bandita, Officina del Ritmo, live al Reset alle ore 22. Le piace Brahms, concerto in re maggiore per violino a Showville alle ore 21. Music Affair, full cover band al Country Club alle 21.30. Dal 25 ottobre al 30 novembre, Vernissage Color and Soul, personale artistica di Katia Cavone al Tavli alle 19.30. Scusate. Il 25 e il 26 ottobre, Massimo Ranieri in Viviani Varietà al Teatro Petruzzelli alle ore 20. La per in giro con Antonello Vannucci a Villa dei Pescatori alle ore 20. Olè, qua ci sta, eh. Mecna Live in due passi tour al Demodè alle ore 22.30. E passiamo e concludiamo questa giornata con gli appuntamenti invece di sabato 26 ottobre. Il 26 replica il 27 ottobre Giancarlo Giannini e Mauro Di Domenico in omaggio a Morricone al Teatro Team alle ore 21 e domenica alle ore 18.30. Il 26 e il 27 ottobre, infine, Compagnia della Fortezza presenta Amlice, il saggio sulla fine di una civiltà, un'esclusiva regionale al Teatro Kismet Opera alle ore 21. Radiobari.com, persone speciali su Radio Bari. Partiva qualche no Filippo, partiva qualche flash, insomma, qualche flash. Allora, insomma, partiamo ovviamente con questa intervista, con questa chiacchierata, no? Avete visto, ci sono un sacco di appuntamenti durante la settimana a Bari, alla faccia di chi dice che non ce ne si fa niente. Esattamente, questa è la mia crociata personale, dovete sapere, no? Perché bisogna dire ai baresi che a Bari c'è tanto da fare ogni giorno e c'è anche domenica, questa settimana domenica ce ne sono davvero tanti. Allora, però, parliamo di questo evento di venerdì. Insomma, inizia il weekend e non può iniziare che nella maniera migliore, a Villa dei Pescatori, che questo locale è bellissimo. Io personalmente ci sono stata, è nel quartiere fieristico ed è un locale molto molto bello che si è aperto, tra l'altro è stato ristrutturato da pochissimo, un po' di mesi. Un paio di anni, perfetto. Siamo in tema, diciamo. Siamo in tema più che altro. No, ma gli ha nominato un ammazzato di stucco, ecco perché. Ecco perché. Nel migliore. Però, insomma, parte anche questo format di serata che è la per in giro. Cioè, praticamente è un format che ci portiamo in giro per locali ogni venerdì. Siamo partiti venerdì scorso da Seconda Classe, che è stato il locale che ci ha tenuto a battesimo per tutta l'estate, e ora questo venerdì siamo a Villa dei Pescatori, dove il caro Vito, che è un punto di riferimento per i ristoratori baresi, ha preso in gestione questo posto ed è partito alla grande. Il posto è bellissimo, è vero, meraviglioso, è un angolo di, che ti devo dire, di Saint-Tropez sul mare, città, è così. Sì. È sul mare, tra l'altro. Ovviamente il nostro è un format ricco. Partiamo... Che cosa ci sarà? Allora, noi partiamo con gli aperitivi.
Poi ci sono, chi vuole cenare può cenare tranquillamente e vi posso garantire sì, che si mangia bene alla grande, veramente sono io testimone, veramente ci sì, certo, certo, ci sono già venuta e c'è devo un dire live che si mangia con molto bene. Singer Angie, che è una brava cantante che allieterà così la gente per incominciare, accompagnata poi tra l'altro ce l'avevo scritto da Gianni Ragusa la chitarra, che e hanno formato un bel duo e che allieteranno diciamo musicalmente il pubblico. Ci sono i DJ set che sono Fabio Cutrignelli e Angelo Salomone e poi abbiamo la parte dello special guest, abbiamo la parte diciamo quella un po' più divertente, quella un po' Antonello. Più comica con Antonello, signori, Vannucci. Antonello Vannucci fa tutto lui, yeah. Filippo fa tutto stamattina, via. No, ma sono un fan accanito di quest'uomo, non è forse si è capito che... è innamorato Antonello, ha scoppiato l'amore, la sta dichiarando adesso in diretta, se possiamo invertire i posti. Ci sono io, non vi preoccupate, non ci sono io, non vi preoccupate, tutto a posto. Allora, insomma, Antonello, preparerai uno spettacolo comico, uno spettacolo divertente in stile Vannucci? Ma sì, io ho un bel po' di canzoncine da far sentire a Filippo. Ne non tira fuori sempre una. Come un bambino in un proprio, negozio di caramelle. Fantastico. No, devo dire la verità che, non voglio dire un termine che è diffuso, ma sì, mi hai reso famoso, mi hai dato fama, ecco, insomma. Sì, con un video su YouTube, che è il famoso La Uedà, cioè che è una riedizione di un pezzo degli anni Ottanta, è diventato il cult. È del trio, una canzone tedesca che poi fu anche rifatta in chiave mondiale, perché uscì nell'82, quell'anno vincemmo i mondiali e ci fu, non so se ti ricordi, la versione italiana di quel da. Ma io c'ero. Ah, tu c'ero, però tu sicuramente non. Io no, ero piccolina, ecco, quindi non potevo conoscerla. Insomma, ci si divertirà con sono un musicomico, mi definisco musicomico. E che cosa, come funziona, insomma, il tuo repertorio? Cioè, stravolgi le canzoni? Io ho adattamenti in dialetto barese molti successi noti internazionali. Quindi c'è uno studio particolare dietro, non è una cosa improvvisata. Ci sono dei precedenti, nobili precedenti. A parte i nobili precedenti, ma ci sono giorni e giorni, ore e ore a cercare la frase assonante che vada bene. Le rime, insomma. Esatto, c'è un lavoro dietro che... Complimenti. Alcune volte viene veramente bene. Filippo, allora, è l'ingegno che va premiato di quest'uomo, perché stravolgere una hit come base è, può essere anche è facile, certo. Ma è la storia che si porta che dietro. Lui più che un musico, è un cantastorie. Cioè, ti porti la storia e la storia del locale pure. Anche giusto. Lei è pronto tutto questo domani sera? No, per me è un evento molto nuovo, cioè è una situazione che non diversa. Ho mai fatto, cioè una situazione diversa da dagli anni che ho fatto di lavoro sulla ristorazione un po' tradizionale. Filippo mi però sta colto con piacere insomma con questa piacere. Ma perché evento? Solo perché ci conosciamo, perché se allora non si fida no, Filippo, di Massimo non devi dire così solo perché ci non conosciamo non devi dire così invece di dire no perché l'idea è geniale, grazie Antonello. La villa dei pescatori porta anche a questo evento, perché è strutturalmente bella, è di fronte al mare, a due passi dal centro, e secondo me ha visto bene Filippo di fare questo evento a Villa dei Pescatori. Eh beh sì, perché è una bellissima location, poi il tempo si ferma, è come se il tempo si fermasse in quando effetti, si entra perché è sempre stato lì. Se stai lì sembra che è sempre stato, non finisce mai. È vero, perché comunque c'è un arredamento anche un po' antichizzante, però ti dà luce
nel momento in cui cioè, ti affacci sul mare. È vero, cioè, no, e se c'è il mare, voglio dire, siamo baresi, e se c'è il mare per noi c'è tutto. Vai, stai lì. Filippo non ce la si fa stamattina, non ti si contiene, stava, sei troppo contento. È Antonello, Antonello. È da impazzire stamattina. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me. Ci siamo fuori tempo massimo, ma non potevo fare altro, insomma, è troppo divertente, non ce la faccio. Siamo assai oggi. Ringrazio Filippo D'Attonico, ovviamente ti aspetto per il prossimo appuntamento con la Per in Giro. Ovviamente è sempre bello averti qui, poi mi porti degli ospiti simpatici. Ogni venerdì siamo in un posto diverso. Ogni venerdì. E lo comunichiamo il giorno, il sabato, tipo praticamente. Tipo un flash mob, praticamente. Sì. Una sorta di flash mob. Dai, sono contenta, anche visto che il nostro direttore è molto affezionato. Ma impazzisce per il flash mob, se ne inventa uno al giorno. Si fa trovare la mattina, si va trovare in posti diversi. Sì. Grazie anche ad Antonello Vannucci, grazie anche a Vito De Benedictis, titolare ovviamente di Villa dei Pescatori. Andate in questo locale perché è veramente stupendo. Ve l'ho visto personalmente, quindi perciò mi permetto di dirlo, non perché c'è lei qui, altrimenti è una bugia, scherzo. Allora, grazie, sì, ci sono state, quindi posso testimoniarlo. Grazie ancora. E voglia. No, venerdì ci sarò, tra l'altro. Venerdì ci sarò. Grazie mille per essere stati qui con me. Noi ci risentiamo tra poco con un punto d'oro. Quando scegli di cenare o pranzare fuori, hai tutte le ragioni per pretendere piatti gustosi in un ambiente piacevole al prezzo migliore. Per questo, il nuovo ristorante Villa dei Pescatori ha aggiunto ad ogni portata l'importanza di ogni altra tua esigenza. Due sale per dare la giusta accoglienza a singoli tavoli o a piccole cerimonie. Lo stile monumentale di una struttura storica e il calore unico di una irripetibile terrazza sul mare. L'amore dei pescatori per il pesce migliore, con la cura delle cose semplici come il piacere della pizza. Villa dei Pescatori, lo trovi sul lungomare Starita 64, Bari, zona fiera, ingresso monumentale. Villa dei Pescatori, portate uniche alla portata di tutti.